I carabinieri della stazione di Catanzaro Lido hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo pari ad oltre 200.000 euro nei confronti di una donna 74enne di Catanzaro, accusata di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L'attività di indagine, iniziata nel 2018, ha permesso di evidenziare come la donna, in complicità con un medico, membro della commissione INPS, avesse ottenuto indebitamente l'invalidità per una cecità assoluta. Gli accertamenti esperiti hanno consentito di comprendere come la donna invece riuscisse ad attendere tranquillamente a tutte le sue operazioni di vita, fra cui fare la spesa, attraversare la strada, camminare e passeggiare per la città e anche firmare e leggere atti. L'attenzione dell'Arma dei Carabinieri nei confronti dei reati contro la pubblica amministrazione è sempre altissima. Le indagini nei confronti di soggetti che indebitamente ricevono soldi o altre utilità da enti dello Stato è una delle peculiarità e delle priorità dell'amministrazione.